Leica o Apple? O entrambi? Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto sul canale 2 settimane di foto, di video e di prove che ho fatto tra il nuovo iPhone 15 Pro Max e il mio vecchio, tra virgolette, di 2 mesi, Xiaomi 13 Ultra. Perché questo confronto? Perché mi sono reso conto che iPhone quest'anno ha un comparto fotografico nettamente migliorato rispetto a quello che era dei modelli precedenti. E siccome questo invece è il telefono che io utilizzo abitualmente quando vado fuori in gita, piuttosto che faccio una giornata dove devo fare un po' di fotografie e anche qualche video, volevo capire se ha senso portarmi questo invece di questo, o comunque se questo ha scalzato questo nella mia personale classifica di gusto. Mia personale, premesso sempre. Quindi li ho messi un po' sotto torchio, sia qui in ambito cittadino, in ambito urban, sia anche in montagna, dove diciamo che le sorprese non si sono fatte attendere. E adesso vi faccio vedere cosa ho tirato fuori da questi due gioiellini. Va bene tutte e due, già ve lo dico. K 60 frame per secondo, i telefoni sono uno a fianco all'altro. Siamo all'interno del mio studio, vi faccio vedere un pochino anche la velocità di messa a fuoco, i colori, e sto anche camminando per farvi vedere un po' la stabilizzazione. Andiamo in macro. Il muro, guardandoli bene così, è sicuramente un pochino più bianco lo Xiaomi, ed è più rispondente anche alla realtà.
Quindi chi ha vinto? Beh, dividerei la, diciamo, la risposta in due ambiti: ambito lavorativo barra professional e ambito ludico. Mi spiego. Allora, armi a favore dell'iPhone. Dunque, le foto vengono più o meno sempre tutte molto bene, sono molto equilibrate, sono molto belle, i colori sono molto veritieri. Un plauso al nuovo zoom 5x, devo dire che effettivamente ha fatto un gran bel lavoro, questo prisma funziona molto molto bene. I video, allora, i video li fa meglio iPhone, c'è poco da fare, sono più netti, sono più precisi, sono più stabili, sono belli. Sono un pelino meno colorati del Leica, che però dalla sua, avendo io utilizzato e utilizzando spesso l'impostazione Vibrant, questa impostazione satura un po' i colori, quindi fa vedere l'immagine molto molto più colorata, molto, molto più gradevole anche. Però da un punto di vista di nitidezza, precisione del video, bellezza anche del girato e quant'altro, sicuramente iPhone vince, e questo sarà l'oggetto che utilizzerò in campo esterno molto più frequentemente di altri, perché la batteria è insuperabile rispetto alla ZV1 che uso abitualmente quando sono fuori, quindi insomma la qualità già ormai l'ha raggiunta, quindi userò questo. Per quanto riguarda invece le fotografie, appunto, dividerei in due grosse categorie. Allora, se dovete fare fotografie belle, splendide, che vi servono per lavoro, per YouTube piuttosto che altro, sicuramente iPhone cascate sul sicuro. Non ti tradisce praticamente mai, anche se un po' di rumore negli interni l'ho trovato, in luminosità ambientale in giorno non c'è nessun problema, la sera tira fuori delle belle foto, di notte secondo me è molto migliorato, tira fuori degli scatti veramente interessanti. Anche l'astrofotografia, che era sempre stata appannaggio del mondo Android, in realtà con questo viene discretamente bene. Manca un pochino di emozione che riesce a darmi questo, perché gli scatti che tira fuori, seppure in qualche modo sovraesposti, seppure qualche volta un po' eccessivi, un pochino troppo saturi, rende la fotografia quello che dovrebbe essere, cioè un'immagine che la guardi e ti dà un'emozione, e questo ancora mi emoziona tanto. Devo dire che il gap emozionale tra i due si è molto ridotto con questa generazione di iPhone, nel senso che in questo momento credo che sia il miglior mezzo che voi possiate comprare dal punto di vista proprio del tutto tondo per fare fotografie, per fare video, per creare contenuti. Forse ci fosse la possibilità di avere un pochino più di controllo sulla fotocamera, un pochino, qualche preset o qualche LUT, chiamiamola così, più figa da mettergli sopra, potrebbe essere un vantaggio. Magari sono applicazioni di terze parti che lo fanno, non lo so, mi sono limitato a valutare le due camere dal punto di vista soltanto di quello che ti dà la casa madre. Ha molte meno possibilità di sbizzarrirsi nelle foto, mentre invece il Leica ha un sacco di preset, dal vlog fino alla fotografia a lunga esposizione, l'acqua in movimento, lo fa anche questo, però bisogna stare lì un pochino a smanettare con le foto in movimento, insomma è una roba un pochino diversa rispetto a questo che lo fa tutto in automatico. Però devo dire che da questo punto di vista, se uscite con uno o uscite con l'altro, siete sicuri che il weekend lo portate a casa con dei ricordi fantastici. Devo dire che a me questo piace di più, proprio per il discorso emozionale, mi piace di più anche il fatto che abbia tutta l'apparecchiatura fotografica che si può innestare, quindi il grip col mirino, che secondo me lo rende più una macchina fotografica vera. Questo non sbaglia un colpo, quindi bisogna dirlo, insomma, e dal punto di vista video è sicuramente più forte di questo qua. Quindi spero di essere stato utile a qualcuno con questa mia disamina, vi ho fatto vedere un po' di foto in varie svariate condizioni, blue hour, mattina prestissimo, tra l'altro in condizioni climatiche belle, belle toste, perché eravamo a 2300 metri, quindi insomma freschino abbastanza. Ah, ecco una cosa, e questo sì, ve lo devo dire. Se uscite con questo per fotografare a metà giornata la batteria, se uscite con questo a fotografare, fotografate per due giorni e la batteria ancora non si scarica. Durata della batteria di questo è strano a dirsi, perché iPhone è sempre stato più longevo come durata nel corso della giornata con una singola ricarica. Purtroppo Android penso che inizi a fargli le scarpe. Questo assolutamente non si scarica mai. Entrambi hanno una gestione in stand by pazzesca dell'energia. Devo dire che quando inizia a utilizzarli, questo beve molto di più di questo, bisogna dirlo.
però per il resto insomma solo 2 grammezzi, non ci volevo io scoprirlo, insomma. Ok, grazie per aver dato anche questo video, spero vi sia piaciuto, spero che abbia dato una mano a qualcuno. Se vi è piaciuto un pollice in su, se non vi è piaciuto un pollice in giù, una lamentela, quello che vi pare, io sono sempre qua pronto a rispondere con un certo ritardo, devo dirvi la verità, perché faccio fatica a rispondere in tempo reale alle vostre domande. E niente, ci vediamo al prossimo video, grazie, ciao, alla prossima.